Respira e guarda le montagne. Hanno visto passare l'eternità e, se ti fermi un attimo, te la possono raccontare. Sono Claudia Bernardi e questo podcast si intitola I pallidi raccontano. È un viaggio fantastico nell'ascolto di quelle fiabe e leggende raccontate direttamente dai Monti Pallidi. Il Monte Sorapis, le Torri del Violet, il Latemar, la Val Gardena, il Lago di Misurina, il Catinaccio, la Marmolada, Pian di Strie, la Croda Rossa, il Sasso Lungo e molti altri. Le storie sono tratte dal libro Fiabe e leggende delle Dolomiti di Pina Ballario, edito da Giunti Editore. Ognuno di questi monti sussurra, canta, racconta e sapete quando lo fa? Quando c'è il vento. E allora, buon ascolto. Oggi andiamo ad un piccolo laghetto nel cuore delle Dolomiti, vicino a Cortina d'Ampezzo. È un laghetto color turchese, ma così intenso che sembra finto, ma non è così. Il colore turchese è dato dalla presenza di alcuni microorganismi che vivono nelle sue acque e dai minerali che sono disciolti nel suo fondale. È il lago di Sorapis. Il laghetto è circondato da altissime montagne, in particolare da una guglia altissima che chiamano il Dito di Dio e che sembra quasi sorvegliarlo dall'alto. La storia che vi racconterò è ambientata proprio lì, ai piedi del Dito di Dio. Bene, cari bimbi, siete pronti? Allora, allacciatevi bene gli scarponcini di montagna e cominciamo la salita, che ci porterà fino al rifugio proprio sotto al monte Sorapis. Dai, eccoci arrivati. Adesso entriamo nel rifugio. Prendiamoci un buon dolcetto e poi tutti intorno al camino, perché il monte sta per raccontare. C'era una volta un principe, ma che principe! Curioso, vanitoso, biglioso e maleducato. Lo strazio di suo padre, poveretto, il cruccio di sua madre, poverina, e la disperazione del reame. Eppure era bellino,
biondo e bianco, con due occhioni azzurri così grandi, così ingenui, che a specchiarcisi dentro pareva di toccare il fondo della verità. Un aspetto ingannatore, come vedete. Poi quel che voleva, voleva. «Oimè!» diceva il re, tirandosi la barba. «Che esempio avranno i sudditi? Da un re quale sarà il principetto? Se una nazione ha il capo matto, tutto il resto è matto!» Non aveva torto, povero re. Il principino era davvero un capo scarico e in ogni momento gli nasceva un grillo nel cervello. Un giorno voleva che gli staccassero la luna dal firmamento per appenderla al soffitto della sua stanza. Un altro giorno pretendeva le stelle per infilarne una collana, un altro, vedete bene, che erano desideri stolti e che nessuno poteva appagare. E allora erano guai. Quella furia pazza picchiava Babbo Re e Mamma Regina e anche il Senato e il Parlamento e ordinava al boia che frustasse tutti quanti i sudditi, un giorno ciascuno. Che orrore, non è vero? Un giorno questo principe sentì che un cavaliere potente e magnanimo che aveva combattuto 100 guerre e ne aveva vinte 200, possedeva una sella meravigliosa. Con quella sella si poteva fare a meno del cavallo, ma non solo. Con quella sella si poteva giungere precisamente al sole, alla luna e alle stelle. Bastava dire «Vola in Papuasia!» che la sella si buttava sotto il cavaliere e ve lo portava fresco fresco. «Perbacco!» disse il principe. «Questo deve essere certo un gran bel modo di viaggiare!» E pensò all'uggia delle lunghe e lente cavalcate dall'una all'altra città al capriccio di uno stupido cavallo. «Perbacco! Io voglio comprare quella sella!» «Comprarla?» rise il precettore. «Non è roba che si compra, ma che si conquista!» «Allora voglio conquistarla!» «Caro fanciullo, quel guerriero è il più potente, il più valoroso guerriero del mondo!» «Allora voglio rubargliela!» «Figlio mio, quel guerriero è anche il più astuto guerriero!» «Ma sì, convinci il mulo se puoi!» Il principetto decise di andare in traccia del guerriero e ci andò e cammina, giunse in vetta a un monte, chiuso tra altri monti. E vi trovò la casa del guerriero. Il guerriero era vecchio e si era messo a riposo lassù, ma quando gli veniva l'estro, montava in sella e via. «In Giappone!» diceva. E in un amen si trovava a pranzo con l'ambasciatore di laggiù. Il principetto, però, lo trovò in casa che fumava la pipa sulla verandina e leggeva il giornale. Il principetto batté alla porta. «Avanti!» disse il guerriero. «Chi c'è?» «Sono io!» rispose il principe. «Ah, bene! E che vuoi tu?» «Servirti!» rise il guerriero. «Io non mi faccio servire da nessuno e tantomeno da una mosca pari tuo!» «Oi oi!» piagnucolò il fanciullo. «E io ho fatto tanta strada per vederti!» Il guerriero si levò la pipa di bocca. «Me! E tu sai chi sono io?» «Naturalmente! Sei il più grande cavaliere del mondo!» Il cavaliere si arricciò un baffo. Certe cose a sentirsele dire fanno sempre piacere. «Bene, bene», disse con sussiego. «Ti assumerò in qualità di paggio». Un bel paggio davvero aveva assunto il pover'uomo. Capace solo di rubargli il tabacco per la pipa, di annacquargli il vino, di scavezzargli il cavallo. Ma... «E la sella?»
Ragazzi e ragazze, quella sella doveva essere la cosa più preziosa del mondo per il nobile guerriero. Non la si poteva scovare in nessun luogo e vi assicuro che quella birba di principe aveva ficcato il nasetto dappertutto, senza venirne a capo. Ma un giorno, c'è sempre il giorno del ma, mi pare? Un giorno che il principino aveva ficcato l'occhio al buco della serratura della stanza del guerriero, vide che il guerriero stava spazzolando qualcosa che poteva somigliare a una sella, un che di rosso ed oro, e spazzolando diceva: «E ora, bella mia, andiamocene a fare un giretto in Africa. Il Negus Negesti mi ha invitato a bere il suo famoso caffè ed è pur tempo di accettare l'invito». Si piantò il cappello in testa, cinse la spada e, spalancata la finestra, balzò in sella esclamando: «Vole vai! Patatric e patatrac!» Una formula stupida, ma io non ne ho colpa. E la sella, via! Il principetto aveva il cuore in gola. «Aspetta, aspetta!» disse sprizzando malizia dagli occhi. «Adesso che so dove scovarti, sella mia, non mi scappi!» E andò a trovare un furetto venditore di sonniferi per comprare un decotto di papavero. Quando la sera il guerriero tornò stanco morto, il paggetto gli versò nel caffè il decotto di papavero e subito il testone del guerriero cominciò a ciondolare. «Che sonno, scarafaggio!» e sbadigliava. Lo scarafaggio sorrideva. Lo scarafaggio era il principe. «Preparami il letto, scarafaggio!» Lo scarafaggio preparò il letto. «E adesso accendimi la pipa!» Gliela accese. Il testone ciondolò più forte, la pipa cadde dai denti e... cominciò la musica. Il principe si mise subito all'opera. «Cerca, cerca! Sapete dove aveva nascosto la sella quel briccone di guerriero?» Sotto il materasso. La trovò quando già spuntava l'alba. La spolverò, aprì la finestra e balzato in sella: «Vola e vai!» gridò. «Patatric e patatrac, su in cielo, voglio imprigionare la luna!» E la sella, via! Oh, che delizia volare! E su, e in alto vertiginosamente, in alto tra le nubi, oltre le nubi, fin dove l'atmosfera diventa irrespirabile. Cominciò allora a sentirsi meno bene, ad avere le vertigini, a urlare e non poter più urlare. E la sella, su, «Sella mia!» supplicava il principe che vedeva accostarsi il cielo come un soffitto. «Ritorna giù!» La sella rise, a modo suo, ma rise. «Bel figliolo, hai dimenticato di farti insegnare la parola magica per rivolgermi al ritorno, peggio per te. Ora è necessario andare fino a che qualche ostacolo non ci fermi». Ma intanto, sotto, sulla terra, il guerriero si era destato dal suo torpore. Aveva preso il caffè, era sceso in cortile e così sbadigliando aveva guardato il cielo per indovinare il tempo. Che non è, occhi acuti aveva il buon guerriero, vide in alto, quel punto scuro che saliva e riconobbe il principe e la sella. «Ah, ladro mentitore!» urlò, alzando le braccia e correndo a naso in su. «Ah, traditore!» E il principetto si sgolava implorando: «Guerriero, pietà, fammi tornare!» «No, perché tu sei il fanciullo più perfido del mondo. Ti giunga finalmente il tuo castigo!»
e la sella balzò contro il sole e il sole incenerì il fanciullo. La sella naturalmente ricascò ai piedi del suo padrone, ma il suo padrone era ormai disgustato con tutti gli uomini, tra i quali non vedeva che tradimenti e viltà. Allora volle distruggere l'ultimo ponte che ancora lo univa ad essi. Prese la sella e la gettò lontano, là dove si vede ancora, sul bel monte Sorapis, cui fa da specchio Misurina. Sono Claudia Bernardi e questo podcast si intitola I pallidi raccontano. È un viaggio fantastico nell'ascolto di quelle fiabe e leggende raccontate direttamente dai Monti Pallidi. Il Monte Sorapis, le Torri del Violet, il Latemar, la Val Gardena, il Lago di Misurina, il Catinaccio, la Marmolada, Pian di Strie, la Croda Rossa, il Sassolungo e molti altri. Le storie sono tratte dal libro Fiabe e leggende delle Dolomiti di Pina Ballario, edito da Giunti Editore. Ognuno di questi monti sussurra, canta, racconta e sapete quando lo fa? Quando c'è il vento. E allora buon ascolto.